Amici, sia lodato Gesù Cristo con Giuseppe e nostra Madre Maria. Abbiamo letto questa sera il messaggio con cui la Madonna concludeva l'apparizione pubblica a Manduria, vale a dire il momento in cui terminavano le apparizioni in pubblico. È chiaro che la Madonna ha continuato poi ad essere sempre in mezzo a noi, ma certamente terminava una parte di quella storia con cui la Madonna si è voluta rivolgere direttamente alle persone, facendoli toccare tangibilmente con prove anche umane che ella era venuta e stava apparendo. Chi non ricorda in quegli anni come la Madonna sia stata fotografata, vista, sia, come dire, intervenuta in maniera preponderante soprattutto attraverso un grandissimo segno che è stato il pianto, prima di lacrime normali, dopo di sangue e infine di olio, olio purissimo, extravergine diremmo, ma forse qualcosa in più, perché una volta effettuate le decine e decine di volte effettuate le analisi, si è potuto vedere che era anche qualcosa di più di extravergine. Si parlava di una purezza di quest'olio di 0,02, pressoché quasi impossibile a trovarsi in nessun tipo di frantoio umano, in quanto la concentrazione microbica che si trova nel processo di raffinazione dell'olio e che avviene evidentemente nei frantogli determina anche la purezza dell'olio. Da qui un piccolo segno per capire che non era un olio proveniente da nessuna fonte umana, ma certamente di tipo soprannaturale. Un dato in più era che la profusione di tantissimi odori, tra cui in particolare quello di fiori bianchi e di rose, come fossero evaporazioni calde, venivano durante l'effusione di questo olio, ma non solo dagli occhi come pianto. Abbiamo potuto considerare in 30 anni anche la differenza con le sudorazioni dal manto. Quando si ponevano sotto la statua della Madonna i vassoi, quante volte vi ricordate che abbiamo dovuto cambiarli perché appena c'erano come dire, di queste sudorazioni apparentemente abbondanti, dovevamo immediatamente porre sotto altri vassoi per ricominciare ad raccogliere tutto questo che era un frutto veramente di soprannaturale grazia. Ecco, cari amici, questa sera vogliamo iniziare a approfondire, come già abbiamo iniziato a fare, i titoli della Madonna attraverso i segni che dà unitamente ai titoli. Abbiamo capito che la Vergine dell'Eucarestia, non solo con il suo titolo, ma anche con la sua immagine, è venuta a preparare la Chiesa, la grande famiglia umana, le famiglie in particolare, come piccola Chiesa domestica, proprio per questo nuovo tempo, nuova era che si apre. Questa sera, amici carissimi, dopo, se avremo tempo, leggeremo anche le vostre testimonianze che date mentre fate l'unzione e fate esperienza diretta di questo dono di nostra madre. Allora dice lei: io sono la sorgente di olio santo della perenne unzione. E uno dei gloriosi titoli con cui la Vergine dell'Eucarestia si rivela a Manduria, precisamente il secondo. La spiegazione di questo titolo ci viene direttamente dai messaggi. Come sempre voi sapete che i messaggi per noi
sono la cosiddetta Bibbia aperta, anzi, i messaggi affiancano la parola di Dio e gli stessi messaggi vengono appunto nutriti di parola di Dio stessa. Come in altri luoghi, la devozione alla mia Santissima Madre, che la esalta come sorgente dell'olio santo dell'unzione perenne, è un gioiello che le ho regalato e desidero sia diffuso a consolazione delle sue lacrime. Gesù, come in altri luoghi, anche nell'apparizione di Manduria, ci offre la Santissima Vergine come donna all'intera umanità che aspetta da lei la salvezza. Sia Lourdes, cari amici, ha dato l'acqua perché gli uomini riscoprissero la missione di battezzati, di figli di Dio, a Manduria dona l'olio come segno di confermazione di cristiani nello Spirito Santo. La Madonna si mostra come sorgente di olio per fare del suo cuore virginale la fonte della nostra confermazione. Lei ci vuole ungere affinché dalla grande confusione spirituale possiamo guarire e chiaramente ritrovare il cammino della vera vita nel Signore. Dice il Grignon de Montfort, no? Che Maria diviene sorgente di un ambiente materno e protettivo per la nostra evoluzione spirituale. Uno spazio consacrato che illumina verso la consacrazione a Dio, un giardino chiuso per neutralizzare l'azione nefasta del dragone, liberandoci dai mali fino a guarirci. Quando lei si proclama sorgente di olio santo e aggiunge a questo titolo della perenunzione, comprendiamo che chi incontra la Madonna va in una via sicura. Ma perché, cari amici, proprio l'olio? Perché questo strumento come azione di grazia sceglie il grande architetto nostro Padre? Nella Bibbia ci sono molti accenni dell'uso dell'olio, quale consacrazione a Dio. Per esempio, se ricordiamo, il profeta Samuele versa l'olio sul capo del giovane Davide a Betlemme e che diventerà poi il grande re di Israele. La devozione all'olio benedetto richiesta a Manduria è sicuramente un mezzo più tangibile per appartenere a Dio mediante la Madonna. Ella ci indica l'olio quale lenimento delle nostre ferite, quindi delle nostre sofferenze, come guarigione delle nostre piaghe fisiche e spirituali, ma ci incoraggia anche ad ungerci perché in questa lotta infernale, cari amici, possiamo essere protetti proprio perché in noi riceviamo questo segno di Dio per la madre. Tante volte la Vergine Eucaristia ci ha indicato proprio l'olio per tenere lontano Satana. Ma attenzione, cari amici, questo è molto importante capire. Esso l'olio non deve essere usato come un talismano, bensì come un atto di fede. L'olio, olio santo, dice Gesù il 22 giugno 98, l'essenza che mia madre continua a preparare per dare ai sofferenti oggi più di un tempo. No, non era l'olio che guariva, non lo è neanche oggi. Dio era ed è il medico che offre la soluzione, ma l'olio ne fu lo strumento. Poi dice Gesù ancora il 16 luglio 98, figlia mia, corri nel mondo ad offrire l'unguento che scaturisce dal suo immacolato e trafitto cuore a causa della degenerazione di questa figliolanza incosciente. L'olio puro della confermazione, l'olio santo della consacrazione, l'olio riparatore per gli assalti infernali, l'olio come fonte di lacrime che medicano il lontano dalla grazia. Allora, cari amici, cosa possiamo dire come meditazione oggi? Che ungersi con l'olio vuol dire proclamare
la propria appartenenza a Dio, il proprio essere di Dio, affinché Lui possa disporre di noi secondo la sua divina volontà. Questa nostra consacrazione non fa piacere al demonio, che ci vorrebbe vedere dannati giustamente per l'eternità. L'olio dunque è balsamo alle nostre ferite, ma nel contempo è liberazione dalle nostre cattive inclinazioni e guarigione dai nostri mali fisici e spirituali. Dice la Madonna il 23 maggio 2005, sono la vostra sorgente di olio santo per i vostri incurabili mali, sono la madre dell'ulivo benedetto per le vostre divisioni, sono la vergine dell'Eucarestia per la salute della Chiesa, imparate a chiamarmi così. Dunque, cari amici, l'unzione con l'olio benedetto è un atto personale di fiducia nella premurosa potenza di Maria Santissima che, attraverso questo titolo, cioè di sorgente di olio santo della perenne unzione, crea l'intercessione di grazia per il nostro cuore e il corpo e ottiene tutto dalla paterna bontà di Dio. La Madonna non ci spinge al miracolismo e attenzione, ma alla crescita di fede, mirando innanzitutto al benessere dello spirito, lasciando alla mamma ovviamente i tempi, ecco, i modi per intervenire nelle necessità della nostra vita. Perciò è bene affidarci a lei come figli alla propria madre, anche per essere difesi dalle insidie del demonio, per intercessione per esempio degli arcangeli, San Michele o Sant'Uriel, che ricordiamo entrambi sono i patroni del sacramento dell'olio santo. In questa attualità angosciosa la Madonna si mostra a Manduria ragionevolmente preoccupata sulle sorti del mondo e parlandoci delle sue lacrime di sangue, quindi di olio, vuole aiutarci nella risoluzione degli avvenimenti storici più spinosi. La dolorosa Vergine ci offre un rimedio, diremmo l'ultimo dei rimedi, se dovessimo parlare con la bocca di Lucia di Fatima, l'ultimo dei rimedi di tipo trascendente, cioè un atto ad affrontare e addirittura scongiurare catastrofi apocalittiche di immaginabile vastità. Molti esorcisti, voi lo sapete, possono fare direttamente testimonianza, anche attraverso persone possedute che dichiarano esplicitamente, attraverso la voce dei demoni che li possiedono, come questo olio crea grossi impedimenti all'inferno. Attraverso le anime che vengono unte, lui trova impedimenti sulla terra. Quando Satana, attraverso una donna posseduta da più di 30 anni, maledetta nel grembo materno, con una vita di peccato, paralitica e ridotta a letto, lui stesso disse: come mi brucia quell'olio, quell'olio mi rovina, più quella cammina e unge, più io perdo, più io sono annientato. Quindi, amici miei, capite, e questa sera sia per noi una lezione magistrale, che ungere con l'olio delle lacrime della Madonna vuol dire dire a tutti i figli di Maria: alzati, la mamma è venuta. Cari amici, vorrei anche aggiungere ancora un'altra evidenza su questa potenza dell'olio santo, che è l'azione spirituale per eccellenza dello Spirito Santo. In questo momento in cui c'è questa idea che siamo figli del cosiddetto unico padre, quindi abbiamo un solo Dio, talvolta perdiamo di vista che il nostro Dio si è rivelato sì uno ma trino. Quindi non immaginare che l'attività di Dio si svolge attraverso la redenzione del Figlio e l'opera dello Spirito Santo è come annientare la nostra Chiesa Cattolica, come impoverirla dei doni soprannaturali. Quindi quando noi riceviamo attraverso l'azione dello Spirito in Maria queste lacrime che
ci spalmano non solo sul corpo, sul cuore come effetto lenitivo ed evidente, ma ci consacrano con effetto di potenza santificante il cuore, siamo davanti ad un'opera mirabile di grazia. Quindi, cari amici, attenzione in questo momento in cui il secolarismo imperversa dappertutto. Vorrei fare poi un appunto, ecco, per riprendere quanto già detto nell'ultimo Zoom e che ad alcuni ha destato perplessità. Voglio riprendere quanto detto, vale a dire, nell'ultimo Zoom abbiamo esplicitamente parlato che l'immagine della Madonna è riuscita ad ottenere dall'Eterno Padre una grande grazia. Allora, premetto questo. Una volta per tutte, perché così capiamo come funziona l'attività del messaggio rispetto al messaggero. Non esiste nessun messaggio, nessun persino castigo che Dio non possa cambiare, altrimenti il senso del nostro pregare, il rendimento di grazie che si diede, si dà e si darà attraverso la partecipazione alla messa, a tutti i sacramenti, non avrebbe senso se non in vista di mediare, cioè chiedere al Signore che quanto non è cosa buona e giusta e che viene verso di noi come dire, prova, possa essere allontanata o addirittura accorciata, abbreviata. Lo stesso Gesù nell'orto degli ulivi fa questa esperienza dicendo: Padre, io ti prego per loro. Se questo calice tu vuoi che passi, sia fatta la tua volontà. Se non vuoi che questo calice passi, allora Padre lo berrò io per primo e lo berranno tutti i miei figli che mi darai fino alla fine del mondo e che vorranno partecipare come cristiani a questo grande atto di corredenzione mondiale. Allora, cari amici, cosa ha ottenuto la Madonna? Che la guerra, parlo della guerra mondiale, si è stata spostata di un anno e mezzo, due. Perché dico un anno e mezzo, due? Perché la Madonna dice: nella misura con cui voi adesso, non domani, adesso interverrete con la vostra forza di fede, Dio può operare grandi grazie. Allora qualcuno ha scritto, noi prendiamo sempre positivamente anche quelle che tante volte sono anche, come dire, provocazioni e lazioni da alcuni fratelli che magari possono pensarla diversamente, ma noi siamo, come dire, una famiglia della Madonna e essendo sua famiglia vera, abbiamo imparato in 30 anni a capire che questa famiglia diventa ricca proprio per la diversità, no? Del pensare, per la diversità anche, come dire, di accogliere le cose. Ecco, la nostra diversità può diventare una ricchezza, purché camminiamo nella grazia di Dio, questo è importante. Allora, cari amici, che cosa vuol dire spostare la guerra di un anno e mezzo, due? Vuol dire che, faccio un esempio, non mi prendete in parola, che se questa guerra è preparata perché venga nel 2024, non sarà prima del 2026, metà del 2026. Ecco, è un esempio, eh? Quindi siamo davanti ad un'opera della grazia miracolosa di Dio che ascolta le preghiere, ovviamente non nostre soltanto, perché sennò parleremmo in maniera settaria e questo non va bene. Questo lo voglio anche proclamare con forza per tanti modi di vivere la Chiesa Cattolica in forme settaristiche, cioè nessuno di noi per la Madonna ha un diritto di prelazione se non i sacerdoti stessi. Ma quando parliamo di sacerdoti, parliamo quelli che comunque vivono in grazia di Dio, che sono nella consapevolezza del mandato che la Chiesa gli ha affidato e che questa grazia di Dio
viene supportato ovviamente da una comunione con la Chiesa, perché se siamo al di fuori di questo, evidentemente voi capite che non c'è certamente nessun tipo di cordone ombelicale che può far presumere a qualcuno di essere un eletto o uno speciale personaggio mandato da Dio. Mi invito come sempre attraverso il forum ad essere pienamente cattolici nel considerare che tutto quello che accade nella Chiesa può essere anche tanta retorica. Allora, quello che noi dobbiamo evidentemente supportare con la forza è credere nella Madonna, pregare, tacere di più perché si parla anche troppo e offrire le nostre vite come sacrificio gradito a Dio. Perché vi dico questo? La Madonna mi ha chiesto di darvi questo messaggio, soprattutto della guerra, perché la Madonna stessa dice: a breve molti falsi profeti cominceranno a terrorizzare i miei figli dicendo la guerra è dentro casa, è vicina. Se questo noi lo abbiamo fatto nel corso dei mesi precedenti, è onesto pure dover dire che se nostra madre avverte e dice che questa guerra si è spostata, non abbiamo motivo di non crederlo. Ma io voglio aggiungere, da qui capirete le vere e le false apparizioni. Dopodiché basterà solo aspettare e vedere qual era il messaggio vero, quello che vi aveva detto che questa guerra si è spostata, o quell'altro che invece millantava e diceva la guerra è domani mattina. Vorrei anche ricordarvi, cari amici, che almeno dal 2014 ogni anno si sente parlare sempre dei segreti, dei giorni di buio, degli avvertimenti. Voi avete visto negli scorsi mesi come vi ho anche voluto riprendere anche a molti che sono di altre nazioni e dimostrarvi come il messaggio di Manduria è un messaggio serio e autentico. Non si possono e non si devono dare messaggi alle persone, soprattutto quando si sa che non sono reali e concreti. Senza presunzione di sapere, ma cari amici, Manduria si fa strada da sola. Da tanti anni oramai, perché è voce della madre, quindi la madre non la ferma una voce umana. Quindi voi lo capirete domani mattina, nei prossimi mesi. A fronte di quello che nel mondo già si sta realizzando, voi vedete che è sempre più facile dire: ah, tutto si è messo male, ma è proprio in un grande caos come oggi. Sarà proprio nostra madre a guidarci a trovare, mentre si fa partita per partita, tutte le volte, a trovare lo scacco matto, lo scacco reale della madre che ci farà uscire dall'impasse giorno per giorno. Allora, cari amici, voglio dirvi: abbiate fiducia e coraggio. Voglio dirvi, non perdetevi in tante stupidaggini, in tanti discorsi che non sono, come dire, propriamente legati al vostro atto di fede. Non pensate a nulla fuorché che riusciate a trovare con il Signore una buona comunione, quella che ci permette di salvare anche le nostre famiglie. Vi voglio leggere solo un paio di testimonianze, poi voglio salutare anche i sacerdoti collegati. Oltre a Zoom ci sono diversi sacerdoti, ma ce ne sono tantissimi su YouTube. Questa sera voglio salutarvi tutti quanti, anche i fratelli ortodossi della terra di Israele. Vi ringrazio, voglio salutare i padri ortodossi della Grecia, della Romania. Questa sera abbiamo un padre collegato anche dalla Georgia. Oltre agli altri sacerdoti collegati dall'Ungheria, dalla Slovenia e tutti gli altri, dall'Austria, dalla Francia, dalla Germania, abbiamo due sacerdoti della Svizzera, uno del Liechtenstein, abbiamo due sacerdoti della grande terra del nostro carissimo San Sherbol o San Charbel, ecco, poi aiutatemi alla pronuncia.
Tutti questi sacerdoti uniti con noi in preghiera ci rafforzano, ci fanno capire che la Madonna è una sola madre e ci guarisce tutti, ma non possiamo prendere in giro il Signore, ci dobbiamo convertire, fare bene il nostro cammino e pensare che Dio mi sta vedendo quando io offro quel sacrificio, quando io chiedo, quando io prego, Dio mi ascolta. Dio è molto serio con noi, dunque se noi prendiamo sul serio questa nostra offerta che facciamo al Signore, Dio ci dà il segno lo stesso giorno, il giorno dopo. Caro, ciao, sono Sebastian di Deggendorf, Germania. Voglio solo dirti come mi sento dopo aver usato il meraviglioso olio di manduria. Soffro di dolore ai nervi e il dolore è insopportabile. Prendo 3 compresse al giorno. Mi sono unto 2 volte con l'olio benedetto nelle parti dolenti. Il secondo giorno il forte dolore ai nervi ormai è scomparso. Sono molto grato a Dio, alla Madonna, alleluia. Non mi resta che condividere questa testimonianza. Per me è un miracolo perché il dolore ai nervi era insopportabile, tanto mi sentivo male. Grazie cara Madre di Dio e grazie a Deborah, a tutti voi e a tutti quelli che mi hanno inviato quest'olio. Un'altra testimonianza dalla Francia. Il mio nome è Rosy Benares. Ho sofferto per 3 lunghi tempi di dolore nel corpo, nelle braccia. Il medico mi ha dato una stecca che dovevo mettere ogni notte prima di andare a letto. Il dolore è sempre era insopportabile. Non riuscivo a dormire la notte. Il mio amico Gregory mi ha parlato dei benefici dell'olio di manduria. Lui mi ha unta il 5 agosto 2023. Allora nella notte che seguì non ebbi più dolore. Ho sentito un grande calore pervadere il mio corpo. Il dolore da quel giorno è scomparso totalmente. Ringrazio la Vergine di Manduria e dell'Olio Santo per la mia guarigione. Ecco, questi soltanto piccoli assaggi di grazia. Ne riceviamo veramente centinaia. A leggerli dovremmo stare tutta la serata. Ma sono convinta che ciascuno di voi stia facendo una propria personale esperienza anche dell'unzione, che non è propriamente soltanto di guarigione fisica, ma anche spirituale. Voglio salutare ancora una volta anche i carcerati. Qualcuno mi ha detto, ma Deborah, ma come fa a salutare i carcerati se loro non hanno i cellulari, non possono vedere YouTube? No, allora vi spiego ed è giusto che vi dica. Alcuni per buona condotta dopo un certo periodo di tempo hanno delle concessioni speciali. Allora che cosa accade? È bellissimo, ve lo voglio raccontare. Allora qualcuno può avere in loro disponibilità questo cellulare che evidentemente con le guardie che sono presenti in quella stessa stanza loro possono registrare questa diretta e poi dopo, il giorno dopo, mandarla sul loro televisore, quindi possono vederla quelli che, a cui ovviamente viene dato come concessione premio di buona condotta, ecco per capirci. E ci tengo a sottolineare questa cosa. Ecco, io penso quest'oggi di avervi detto tutto. Coraggio, cari amici, non preoccupiamoci più di oltre le cose, perché la Madonna vuole da noi che in questi giorni noi prendiamo sul serio tutto. Mentre ci prepariamo adesso anche a questo altri giorni di ottobre come preghiera di riparazione mondiale. So che molti di voi si sono preparati a viaggiare, vi prego di pregare tanto per la mia salute, perché purtroppo va male, male, ma non è questo il problema. Il problema è che io voglio esserci con voi, accompagnarvi
ecco, soprattutto in questo mese di ottobre. Ecco, quindi pregate perché i vostri viaggi, tutto il vostro pellegrinaggio possa essere organizzato bene, anche in famiglia. Quando chiudete, ecco, la porta della vostra casa, tutti quelli che lasciate stiano in pace, quindi che sia un momento di serenità, sia per chi parte che per chi resta.